folla di applausi, di affetto e canzoni sono iniziati nel segno di Diodato, protagonista nella sua Taranto, e degli Echo and Bunnymen che l'hanno preceduto sul palco della Rotonda del Lungomare i concerti delle edizioni del Medimex 2023. Il via lo ha dato il pugliese alla rocca con buona energia e senza timori reverenziali, poi la partenza dei gruppi principali con gli Echo and Bunnymen a Taranto per la loro unica data italiana, con brani iconici come Going Up, All That Jazz, Rescue, Dancing Horse, Lips Like Sugar e la chiusura con Ocean Rain. Il gruppo musicale britannico di estrazione post-punk non ha tradito le attese di chi li ha seguiti soprattutto nel periodo d'oro 1978-1982. Inevitabile l'attesa per il ragazzo di casa, Diodato, partito dalla città dei due mari per diventare una stella del panorama internazionale. Il suo pubblico lo ha applaudito senza sosta e ha cantato assieme a lui ben 23 brani, un concerto perfetto e senza sbavature, la prima data estiva della così speciale tour. Da Ci vorrebbe un miracolo, un'altra estate di questa felicità, in un climax ascendente fino alla Fai rumore vincitrice di Sanremo, alla storica Babilonia, alle applauditissime Cretino che sei e Che vita meravigliosa che ha chiuso la serata. Ma c'è ancora tanta musica da gustare. Il sabato sera del Medimex ospiterà The Murder Capital e The Skunk Anansie, un evento che raccoglierà fan da tutto il sud Italia.